Vogliamo dire brevemente che cosa è la democrazia diretta? Io volevo, prima di spiegare brevemente cosa è la democrazia diretta, vorrei dirvi che il presidente della Mongolia, uno stato asiatico magari sconosciuto oppure considerato magari in maniera ironica, il presidente della Mongolia è andato in un cantone svizzero, dato che la democrazia diretta a livello pratico è molto sviluppata in Svizzera, nel mondo, in Svizzera, a Porto Alegre, in Brasile, un po' a Monaco di Baviera, ma il centro è la Svizzera. È andato, il presidente della Mongolia è andato in Svizzera a studiare la democrazia diretta. Ora, la Svizzera dista 18 km da Gemonio, dove ci sono questi personaggi tipo Bossi, Maroni, che noi, il popolo, tutte queste cose qua. E questo dalla Mongolia è andato in un singolo cantone, non è che è andato dal presidente della Svizzera, è andato nel cantone. Il cantone corrisponde a la regione, a una provincia, neanche, a un comune. Cioè la Svizzera è come se fosse una regione, i cantoni sì, come se fossero delle province. È andato e ha detto: io voglio portare la democrazia diretta in Asia, voglio essere un esempio per l'Asia, come lo è la Svizzera nel mondo. Peccato che nessuno, almeno in Italia, ma penso anche nel resto del mondo, sappia cos'è la Svizzera, parli della Svizzera. Però tutto qua è andato. Quindi se uno della Mongolia può studiarsi la democrazia diretta facendosi un bel viaggetto, perché noi qua in Italia, che ce l'abbiamo di fianco, non sappiamo cos'è la Svizzera? Non andiamo in Svizzera, non studiamo la Svizzera, ma siamo ipnotizzati. Prego, prego. Io sono svizzero. Lupus in fabula. Ma cioè tu proprio sei cittadino svizzero che ti arriva la cartolina a casa per andare a votare il referendum cantonale, il referendum nazionale? Sì, sì, io sono svizzero. Quello di cui parli tu, secondo me, è quello che succede solo in pochi cantoni. Cioè sono... Ci sono un paio di cantoni svizzeri della Svizzera tedesca che effettivamente hanno una democrazia diretta via, nel senso che addirittura, come i tempi, ci sono per alzata la mano nelle Landsgemeinde, si chiamano. Negli altri cantoni svizzeri è una democrazia semidiretta, nel senso che è vero che ci sono le possibilità di fare dei referendum, delle iniziative. Io devo dirti che, da come lo stavo dipingendo, io trovo sì, la Svizzera è un po' esagerato, nel senso che sicuramente la Svizzera ha dei vantaggi per rapporto ad altri paesi, però è chiaro che nemmeno in Svizzera non è che siamo, viene un po' dipinta come la vera, il paradiso terrestre, ma effettivamente anche noi abbiamo i nostri problemi, meno di altri paesi, ma soprattutto perché abbiamo i soldi. Confronto allo zero che c'è nel mondo, il 2,5 che c'è in Svizzera a me appare, cioè anche perché è vero che alcuni cantoni hanno più democrazia e altri meno, però a livello nazionale comunque c'è il referendum nazionale propositivo che non esiste in nessun'altra parte del mondo, senza quorum, sì. Che per quanto non sia la vera democrazia diretta quella svizzera, perché secondo me quella vera è quella di Porto Alegre, dove la proposta non è un sì o un no, la proposta del bilancio partecipato di Porto Alegre, cioè lo stesso quesito finale nasce su una miriade di proposte, invece chiaro. In Svizzera c'è un parlamentare, un cittadino che porta l'attenzione, un quesito e si vota sì o no, invece a Porto Alegre tutto viene votato, cioè sì. Tutte le proposte. Però, siccome la Svizzera dista da pochi chilometri dall'Italia e qua è zero, se non dei tentativi in Trentino Alto Adige, quel poco, sì, l'ho un po' esagerato, però è come dire che la democrazia diretta c'era ad Atene, in realtà non c'era, perché le donne, gli schiavi e i forestieri non votavano. Però quel minimo che c'è ad Atene in confronto a quello che c'è oggi... Comunque te arriva la cartolina e vai almeno al referendum nazionale dove vai a votare. Sì, 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 no, quando... È chiaro, quando sì, c'è la possibilità comunque di partecipare più attivamente. E quando il referendum passa e legge. Quando il referendum diciamo che è una specie di iniziativa, cioè praticamente una legge viene votata dal Parlamento, il popolo ha la possibilità di dire ok, io non sono d'accordo, prendendo comunque, raccogliendo una serie di firme. E poi effettivamente si può votare in questo senso. Ecco, questo è il referendum, è l'aspetto. L'esito poi diventa legge. Non come in Italia. Questo è il Ok. Quindi adesso l'esperimento consiste che siete voi a essere relatori. Cioè, ognuno di voi propone un argomento che può essere materiale, spirituale, condominiale, mondiale. Cioè, potete proporre le scientifiche, il signoraggio.
ovviamente qua siamo in libreria esoterica, mi aspetto argomenti più o meno esoterici, ma non forzatamente. Se qualcuno vuole parlare del veganesimo, dei tombini, se abbiamo già un primo, però io non posso superare quella linea lì col radiomicrofono, quindi chiunque deve venire in corridoio, chiunque vuole fare una proposta, deve dire il suo nome. Sono Elio e propongo di abbassare il volume dell'altro parlante. Dai, fai una proposta. Questa, serio. La proposta seria? Sì, mi dà fastidio l'intensità dell'amplificazione. Ok. Accettato. Accettato. Raccogliamo due o tre proposte intanto, poi andiamo avanti, magari ne faremo 10. Chi è che vuole fare le altre proposte? Per esempio io proporrei di introdurre il referendum propositivo anche in Italia come in Svizzera. Qualcuno? Poi dopo anche il valore di legge. Come in Svizzera? Sì, esatto. Ne raccoglierei altre due, un paio di proposte prima di cominciare. Ma la prima allora la confermiamo, Elio? L'ho già abbassato. Ah, l'ha già abbassato? Bene. Va bene a tutti così? Sì. Allora è passata all'unanimità, senza discussione. Grazie. No, però vorrei che fossimo di voi a fare la prima proposta seria. Cioè, tutti voi avete degli argomenti che vi stanno a cuore, che avete studiato, di cui avete passione. Cioè, non credo che qualcuno di voi sia neutro su tutto. Cioè, qualcuno di voi avrà un argomento per cui si sente di fare una proposta. Cioè, come per esempio io faccio la proposta di introdurre Massimiliano, la referendum svizzero anche in Italia. Cioè, io pensavo che a Roma e Napoli erano timidi, però qua togliere i crocifissi dalle scuole. Devi dire il tuo nome e il nome della proposta. Togliere i crocifissi dalle scuole. Aspetta, si è prenotato lui. No, sono Francesco, però non ho un titolo alla proposta. Beh, bisogna scrivere il titolo adesso, se hai se sintetizzato. Allora, riforma democratica. Okay. Riforma democratica. Magari comincio con la mia, metti il timer. Allora, il proponente ha 2 minuti. Solo il proponente, no? Cominciamo con la prima, così magari poi diventano meno timidi e fanno proposte. 2 minuti il proponente, poi avremo 3 risposte da 1 minuto e un ulteriore minuto del proponente. Ok, per partire. Allora, la mia proposta è che venga introdotto in Italia il referendum svizzero. Il referendum svizzero consiste nel fatto che, come diceva il nostro amico svizzero, o quando c'è una legge del Parlamento svizzero che mi pare non entra subito in vigore, c'è un periodo di tempo per il quale i cittadini possono proporre l'abolizione o credo anche la modifica, o quando un cittadino o un gruppo di cittadini vogliono proporre una legge la portano all'attenzione, non so quante firme devono raccogliere, e questa proposta diventa un referendum. Questo referendum viene svolto sul territorio svizzero, arriva una cartolina a casa, la gente va a votare, non c'è quorum. Perché il referendum svizzero è particolare? Perché non solo è propositivo, già è una cosa eccezionale, perché noi in Italia abbiamo un referendum abrogativo, cioè il popolo è chiamato a votare, chiamato, non è il popolo che... Il popolo cosa fa? Può fare le proposte di legge dove raccoglie 200 miliardi di firme, poi arrivano al Presidente della Camera, le mette in un cassetto e finita lì, questo fa il popolo. Poi il popolo è chiamato a volte a votare l'abrogazione di una legge tramite un referendum abrogativo dove devi dire sì per il no e dove devi dire no per il sì. E dove c'è il quorum? Dove c'è il quorum che non viene mai raggiunto, perché non c'è il dibattito fra il sì e il no, ma c'è il dibattito fra chi dice vai al mare e chi invece vuole... ha le sue motivazioni per abrogare una certa legge, che poi la legge viene abrogata in modo tale che tu abroghi, non so, 2/3 di quella legge, un terzo rimane in piedi e assume diversa connotazione abrogandone i 2/3. Il referendum svizzero è molto semplice. Sì, no, la legge passa e il giorno dopo che è passata è una legge che è in vigore nello Stato svizzero. Niente, io... Ho finito. Com'è possibile? Aspetta, io devo finire il mio coso, adesso ci sono interventi da un minuto. Ho finito. Un minuto? Tu fai il primo intervento. No, dicevo, senza quorum. E funziona così, che ognuno da. Comunque ti ha detto no, si deve adattare a questa legge che viene. Ti do il microfono però. No.
E perché se no non sento la telecamera, la videocamera. Quello che ho da dire ho detto così. Allora, sentito anche noi, sentito. Senza quorum, come può essere possibile? Chi dice di no, a questo punto cosa fa? Si adatta questa legge a quelli che hanno detto di sì, devono star zitti dunque. Io non posso rispondere, devo rispondere al minuto finale. Cioè, sono altri due interventi da un minuto, tu devi mettere sempre un minuto adesso, Fabrizio. Sì, sì. Arrivati il minuto? Sì, sì. Proporrei una radicale revisione di tutto il sistema scolastico, elementari, medie, inferiori, superiori e università. Okay. No, però questa non c'è. Devi rispondere adesso, siamo partiti con l'esperimento adesso. Devi rispondermi. Dopo facciamo le proposte. Allora, la prima è la tua, non la domanda del cuore. Io ho fatto la proposta, il pubblico ha un minuto, 30 minuti, un minuto per criticare la proposta. Mi sembra ottima. La proposta ottima, però, non so che successo possa avere in Italia perché non c'è una tradizione in questo senso, ma potrebbe aprire delle prospettive. Io concordo. Sì, assolutamente. E adesso c'è un terzo intervento da un minuto, se Fabrizio Reserca. Ti vuole fare Stella? Sì, volevo rispondere alla signora. Semplicemente adesso funziona ancora peggio perché comunque stia, prendiamo per esempio il nucleare. L'Italia mi sembra abbia votato no, in realtà comunque il nucleare c'è, per cui comunque adesso non c'è neanche la possibilità che chi abbia votato sì venga ascoltato, perché comunque c'è sempre qualcun altro che prende le decisioni per noi. Almeno comunque in una votazione dove vince una maggioranza, che sia quella chiaramente dei cittadini, chiaramente l'altra parte si dovrà comunque adeguare, poi comunque c'è la possibilità di provare a riportare avanti il referendum, quindi c'è più possibilità di essere ascoltati, a differenza invece purtroppo di adesso, che comunque l'essere umano non è ascoltato. Allora il cuore sarebbe un deterrente in poche parole? Sì, non funziona così l'esperimento, funziona anche... Adesso io ho il mio minuto, però le posso dare qualche secondo ancora, Volevo capire. Sì, adesso io dovrei rispondere a lei sostanzialmente, però le do ancora qualche secondo per farmi un ulteriore... No, appunto, secondo, cioè, volevo capire cos'è il quorum a questo punto. Sì, perché okay. Se uno... Parte, no, Fabrizio, parte il mio minuto questo, È il mio minuto che sto cedendo un attimo. E niente, per rispondere cos'è il quorum. Il quorum è un ostaggio. Perché, scusa, se si vota, cioè, perché quando fai le elezioni per votare il sindaco non c'è il quorum? Pure se vanno a votare tre cristiani, tre persone... viene eletto il sindaco lo stesso. Mentre se noi dobbiamo fare un referendum abrogativo, ci deve essere il quorum. Cioè, se vanno a votare 5 milioni di italiani che vogliono abolire una legge, non viene abolita la legge. Perché magari erano 5 milioni di sì e il no non ha votato, però se devono votare 5 milioni di Moratti, cioè 500.000 persone votano la Moratti, mettiamo che nessuno vota il candidato del centro-sinistra, che chi sappiamo, non ricordo come si chiama. La Moratti diventa lo stesso, non c'è il quorum per il sindaco, allora lo vale per tutte le cose, però vorrei capire, se 5 milioni di italiani vanno a votare, si muovono, si alzano per compiere il loro dovere e diritto di voto, e la maggioranza è quella, chi sta a casa vuol dire che non ha interesse. Adesso abbiamo fatto la proposta di 2 minuti, 3 interventi di 1 minuto, il proponente che risponde all'ultimo minuto finale, adesso c'è il voto, chi è favorevole alza la mano. Stella conta a destra, io conto a sinistra. Dodici a sinistra, 18 a destra. 30.